Signore e signori, buonasera a tutti i telespettatori, siete collegati con il Palasport di Alzano Lombardo per la finalissima gara 2 dei playoff per l'accesso alla Serie A2. Questa sera un grande pubblico è affluito ad Alzano Lombardo, tutto è pronto, manca solo 2 minuti all'inizio di questa incandescente partita. Di fronte le due squadre di Gavirate, Castel Gavirate e la Fassi Albino. Gara 1 è stata vinta di 12 lunghezze in casa di Carugate e Fassi Albino tenterà questa sera di ribaltare il risultato. Come vedete il pubblico ha sciepato gli spalti del Palasport di Alzano Lombardo e riteniamo che si possa vedere un grande e bellissimo incontro di pallacanestro. L'Edelweiss Albino è in tenuta bianca mentre il Castel Carugate in tenuta blu. Un percorso della Fassi Albino veramente interessante, quest'anno terzo classificato anche oltre nella regular season anche nella pool promozione, poi i playoff vincendo gara 1 in casa con Lavagna e vincendo anche la Bella mercoledì scorso in gara 1. Sabato sera si è giocato l'incontro con Carugate, le nostre ragazze hanno ottenuto per 2 quarti ma poi si sono fatti sentire i minuti della partita di mercoledì sera. Per cui come vedete tutto ormai pronto, manca 1 minuto al termine di questa glaciale secondo me partita dove fino alla fine tutte metteranno in campo il massimo delle proprie possibilità sia tecniche che psicologiche. Nazareno Lombardi ha sicuramente preparato al massimo questa partita, abbiamo visto ieri sera gli allenamenti e le ragazze sono veramente in forma. Con me Guido Cantamesse per la gestione tecnica della partita. Buonasera a tutti i telespettatori, come vedete tutto pronto dal palazzetto di Alzano per questa finale, c'è anche il pubblico delle grandi occasioni e sicuramente sarà una partita splendida da vedere e da seguire per tutto lo svolgere dell'incontro. Dalle vedete il quintetto di Carugate già pronto ad iniziare, mentre le 5 in maglia bianca di Albino si apprestano adesso a sistemarsi sul campo. Il quintetto di casa si presenta con Capitan Gatti, la giovane Carrara affiancata da Maria Locatelli, Fumagalli e De Vicenzi a completare il quintetto, mentre dalla parte opposta Carugate risponde col solito quintetto base, 3 giocatrici esterne dalla grande intensità difensiva e da un'interessante rapidità soprattutto in attacco, Mazzoleni, Giunzoni e Vigano affiancate dalla lunga numero 9 De Gianni, che vedete già adesso impegnare e prendere posizione all'interno dell'area e prima azione offensiva col tiro da 3 punti della mancina Vigano fallito, Capitan Gatti a recuperare il rimbalzo e via cominciano le danze, Albino a sviluppare l'azione offensiva sempre perimetrale ricercando soprattutto il tiro da fuori delle sue migliori tiratrici e siamo subito al primo tiro dal perimetro. De Vicenzi si vede ribugettare il pallone e sotto le plance la lunga De Gianni cattura il rimbalzo. De Gianni, giocatrice giunta alla corte di Carugate negli ultimi giorni di mercato a gennaio, giocatrice proveniente da Udine. Anche il secondo tentativo da parte della formazione ospite è andato fallito, Gatti riparte dalla situazione offensiva, De Vicenzi, scarico per Maria Locatelli che trova la penetrazione, ci ritroviamo con un tiro dal fuori, nuovamente fallito da De Vicenzi, ma la giovane Carrara recupera un ottimo rimbalzo d'attacco e questo sarà un po' anche la chiave dell'incontro, il controllo dei tabelloni sicuramente. Albino dovrà controllare propri rimbalzi e soprattutto non concedere spazi in contropiede come in questa azione. Mazzoleni fallisce un facile sottomano,
E come vi dicevo, questo sarà un po' la chiave dell'incontro. Albino dovrà controllare le sfuriate offensive, la rapidità di contropiede di Carugate, che ha fatto proprio di questo aspetto tecnico un po' la chiave del successo durante la stagione. Risponde subito con un tiro dalla media, Locatelli realizza primo vantaggio, si sblocca la situazione 2-0 per la Fassi Albino. Come vi dicevo, il pubblico ha riempito gli spalti, si fa sentire in modo rumoroso, si fanno sentire entrambe le tifoserie. E ottima l'azione difensiva di Albino, che chiude la penetrazione di Giunzoni, che non trova altro che scaricare la palla direttamente fuori dal campo. Riparte Capitan Gatti, che anche in questa stagione sta alternando le sue prestazioni da playmaker o da guardia, in questo caso parte in quintetto come playmaker. Gioco a due tra Fumagalli e Alice Carrara, e la risposta invece è la conclusione invece di Maria Locatelli, che fallisce la sua conclusione in penetrazione. Riparte Carugate, ma come vi avevo accennato, ottima l'attenzione difensiva, che non concede facili contropiedi. Numero 7 Giunzoni viene fermata con un intervento falloso da parte di De Vincenzi. Il canestro non è valido perché il fallo è stato commesso ancora in fase di palleggio. Si riprenderà con una rimessa laterale. Mazzoleni, giocatrice in doppio tesseramento, giocatrice che ha già disputato l'intero campionato in E2 nella società Geas Sesto San Giovanni, e che come gran parte delle giocatrici talentuose del 1994 può disputare anche un doppio campionato. Gioco a due tra le giovani Cagnier e Mazzoleni, fallisce il tiro da fuori Mazzoleni, riparte Gatti, non riesce a concludere in contropiede, quindi azione manovrata da parte della squadra di casa. Splendido l'assist di Fumagalli per Alice Carrara, che presa anche da un pizzico di emozione fallisce il tiro da sotto, ma viene fermata in modo falloso, sanzionato il primo fallo alla giocatrice numero 9 di Gianni. E Carrara realizza il primo dei due tiri liberi. Realizza anche il secondo con un pizzico di fortuna, e anche in questa partita di finale la giovane Carrara, classe 1997, lascia traccia con due splendidi tiri liberi. Parte col freno a mano, e anche un po' confusa la formazione di Carugate con questa palla persa per una incomprensione fra Giunzoni e Mazzoleni. Concede nuovamente la palla ad Albino, palla persa su uno scarico che doveva raggiungere Locatelli, e Carugate si ripropone in attacco, non riesce a sviluppare il contropiede, ci prova Di Gianni con una situazione schierata, fallisce anche questo tentativo. 4 minuti senza realizzare, un po' per demeriti propri, un po' per l'atteggiamento sicuramente robusto in difesa da parte della Fassi Albino. 4-0, vi dicevo il punteggio dopo 4 minuti di gioco effettivo. Locatelli e Carrara in uno splendido gioco a due, però interrotto da un fischio dell'arbitro, e viene rilevata un'infrazione di 3 secondi. In effetti Carrara, dopo il pick and roll, si era trattenuta in area per un tempo maggiore a quello consentito dal regolamento, e gli arbitri hanno immediatamente fischiato questa infrazione nel momento in cui la palla veniva giocata dalla giocatrice rimasta in area. Ottimo, come vi dicevo, anche l'atteggiamento tattico dal punto di vista difensivo di Albino, che praticamente propone un cambio sistematico nei blocchi fra giocatrici di pari ruolo, e invece in questa azione Locatelli è costretta a fermare Di Gianni con un fallo in penetrazione. Due tiri liberi per Di Gianni,
e Carugate sblocca, smuove il punteggio da zero dopo 4 minuti e 30 di gioco, 4-2 con questi due tiri liberi realizzati da De Gianni. Una serie di blocchi per liberare Fumagalli, che però non si prende questo tiro. Ci pensa però Gatti, che fintando un servizio dentro regala la prima tripla e il primo vantaggio importante per Albino. 5-7 con questa bomba di Capitan Gatti. Prova a rispondere Mazzolini, dicevo giocatrice di qualità, e risponde subito con la bomba anche Elena Vigano. Si infiamma la sfida con queste due ultime azioni, con soluzioni importanti, impegnative e anche di qualità di due giocatrici ormai d'esperienza, capaci di bottini importanti in questo campionato. Gatti fallisce la penetrazione ed Albino si fa trovare impreparata sulla prima situazione di contropiede. Attenzione a queste due situazioni, perché sono quelle che Carugate ricercherà sistematicamente: contropiede e controllo dei rimbalzi. E infatti dal rimbalzo, da questo rimbalzo perso, arriva la seconda bomba di Elena Vigano e il primo vantaggio per Carugate. Punteggio 7-8 dopo 6 minuti di gioco. E sono bastati un paio di distrazioni difensive e Elena Vigano ha subito castigato con due bombe, intendendo per bombe due tiri da tre punti. Primo cambio della partita nella formazione di Albino: esce De Vicenzi e lascia il posto a Chiara Lussana. Chiara Lussana che gestisce il primo pallone, anche lei come sapete la giovane talentuosa che deve entrare con calma in questa partita, mentre è sicuramente della partita Maria Locatelli, che ha preso sistematicamente iniziativa. Questa volta viene fermata fallosamente, si procura due tiri liberi. Possibilità di pareggiare, siamo sull'8 pari. Un altro tiro libero per Locatelli, che non fallisce. 9-8, e come vi dicevo la partita sta crescendo anche di tono e di qualità tecnica. Era diciamo garantita anche la spettacolarità, e sicuramente lo sarà fino allo scadere dell'incontro. Ottimo il rimbalzo difensivo della giovane Carrara, e mette in cassaforte la palla, consegnando il pallone praticamente a Capitan Gatti. Gioco 2 fra Lussana e Carrara. Carrara che perde palla con un'infrazione di 3 secondi, un'infrazione scusate di passi, su un tentativo di penetrazione abbastanza prevedibile che De Gianni, con l'esperienza e quel decennio in più di esperienza in campo, gli ha permesso di recuperare questo pallone. Riparte in attacco con una splendida azione di backdoor, però intercettata, intuita da Fumagalli. Fumagalli che proiettata in contropiede viene fermata solo fallosamente da De Gianni. Terzo fallo di squadra, quarto fallo di squadra, e questa è una buona notizia perché Carugate è in bonus e c'è un secondo cambio. Entra Carrara e lascia il posto a Giulia Bettonagli. Grande l'attenzione difensiva da parte di Carugate, che non concede tiri facili a Fumagalli, la giocatrice più pericolosa dell'Albino, ma questo comporta un po' di sbilanciamento difensivo, e sul tiro da tre punti di Gatti la palla è recuperata da Locatelli, che però perde palla in quest'ultima azione, ed ecco il contropiede, soprattutto la transizione abbastanza incisiva di Carugate, che viene fermata la giocatrice Giunzoni, viene fermata solo con un fallo. Primo fallo di Chiara Lussana, e anche Albino, anche la Fassi Albino ha raggiunto il quarto fallo di squadra. Sono in bonus entrambe le formazioni.
risponde Giunzoni con un tiro a tre punti che non va. Rimbalzo difensivo di Bettonagli. Circolazione di palla. Vediamo se Fumagalli riesce a prendere, a prendersi un tiro. Anzi, viene viene colto un blocco in movimento da parte di Bettonagli. Blocco penalizzato che comporta un fallo individuale e la palla persa. Altro cambio, comincia le rotazioni anche nella formazione di Carugate. Mentre tra la Fassi, nelle file della Fassi esce Locatelli ed entra Lissana. Nella formazione di Milano è entrata il numero 10 il capitano Robustelli, mentre Mazzoleni va a concludere in penetrazione un sottomano facile e regala un altro vantaggio alla formazione di Carugate. 9-10 a poco meno di 2 minuti dal termine. Cambio, esce Cagnere ed entra Elisa Bonomi. Rimessa laterale da parte di Albino con Capitan Gatti. Ormai le squadre si conoscono, si sono già incontrate più volte sia in campionato che settimana scorsa nella prima gara di finale, quindi anche tatticamente sono abbastanza preparate su tutte le situazioni. Ma Capitan Gatti si prende tutta la responsabilità con questa penetrazione, arresto e tiro. Altro sorpasso, contro sorpasso di Albino, siamo sempre ai vantaggi minimi. Risponde Mazzoleni con uno splendido e velocissimo gioco a due con De Gianni. La formazione di Albino si chiude sulla sua penetrazione ma è costretta a commettere fallo. Due tiri per Mazzoleni, realizza il primo. Parità, 11 pari. Realizza anche il secondo, contro sorpasso. Sempre lunga la difesa di Carugate che va a togliere iniziativa già nella propria metà campo ad Albino. Buona la circolazione. Un raddoppio sulla palleggiatrice. Un raddoppio quasi impossibile da spaccare visto la fisicità che presenta De Gianni, ma Lussana era riuscito comunque a beccare Bettonagli sotto canestro. L'azione interrotta da una stoppata, restano 3 secondi, non se ne avvede. Fumagalli proprio sulla sirena, non realizza, ma ottimo l'atteggiamento a rimbalzo di Bettonagli che viene fermata fallosamente da De Gianni. Secondo fallo di squadra e sono 2 tiri liberi per Giulia Bettonagli. Altro cambio, entra Morandi ed esce Fumagalli. Ancora all'asciutto, si è presa una sola conclusione forzata e diciamo disturbatissima anche questa. Si riprende fiato e forse torna in panchina proprio per ragionare sulle difficoltà incontrate. Giulia Bettonagli realizza solo uno dei 2 tiri liberi, siamo in assoluta parità, 12 pari a 48 secondi dal termine del primo periodo. Mazzoleni a portar palla, seguita come un'ombra da Laura Morandi appena entrata, quindi anche dal punto di vista fisico fresca e pronta a seguire tutte queste situazioni. Fallisce, una facile conclusione da sotto, Robustelli imbeccata splendidamente da De Gianni, ma ha fallito un canestro praticamente già fatto. Buon per Albino, mentre dalla parte opposta un tentativo, palla persa proprio sull'ultima azione da parte di Morandi che concede un facile contropiede a Mazzoleni. Contropiede fermato con un fallo da Chiara Lussana. Resta a terra Mazzoleni, ma pare non sia niente di grave, si riprende.
si riprende il gioco con gli ultimi 3 secondi da giocare e 2 tiri liberi per Mazzoleni. Il pubblico si è fatto sentire su quest'ultima azione, ma il tentativo di Mazzoleni di Chiara Lussana è stato chiaramente di impedire il facile canestro. Prosegue come dire, il confronto da parte di coach Mazzetto, che si è lamentato per questo intervento, ma il regolamento parla chiaro: chiuso il palleggio e avendo la possibilità di intercettare la palla, questo era semplicemente un fallo, sicuramente determinato e deciso, ma non da sanzionare con un antisportivo come forse chiedeva l'allenatore e anche il pubblico degli ospiti. 2 su 2 nei tiri liberi, 14-12 al termine del primo quarto, con un tentativo disperato di Gatti che non va a segno. Ci risentiamo fra qualche istante. Siamo a 13 secondi dall'inizio del secondo quarto, riassumendo un po' quella che è stata la prestazione del primo quarto. Vi ricordo il punteggio: 14-12 per la squadra ospite di Carugate. Incontro che si è mantenuto sostanzialmente in grande equilibrio. Entrambe le formazioni capiscono l'importanza di questo incontro. Potrebbe essere il 2-0 che regala la promozione alla formazione ospite, mentre Albino è determinatissima a voler giocare la bella, l'eventuale bella di sabato prossimo. Lo fa ripartendo bene con queste penetrazioni di Giulia Bettonagli, che fallisce, ma Elena Lissana recupera il rimbalzo e regala la parità. 14 pari, come vi dicevo, mentre nell'azione che avete seguito adesso avete visto un tiro praticamente sbagliato da 3 punti, ma da parte di Mazzoleni, ma Cagnier lotta a rimbalzo, porta a casa un rimbalzo offensivo. Vediamo Mazzoleni a sviluppare ancora l'azione offensiva. Capitano Robustelli in penetrazione, viene fermata fallosamente dalla numero 15 Laura Morandi. Si riprenderà con 2 tiri liberi Robustelli dalla lunetta, mentre coach Lombardi propone un altro cambio. Rientra Locatelli al posto di Elena Lissana. 2 su 2 dalla lunetta per il numero 10 Robustelli, e finora dalla lunetta c'è un 8 su 8 da parte della formazione ospite di Carugate, che sicuramente sta determinando, sta praticamente tenendo in gioco e praticamente a punteggio quasi paritario le formazioni. L'arbitro di coda ha interrotto, non capiamo per quale motivo, ecco, forse per un problema di gestione del cronometro sui 24 secondi. Si riprenderà il gioco con 14 secondi a disposizione per la Fassi Albino. Rimessa in attacco, Fumagalli a rimettere in gioco la palla. Alta e determinata la pressione difensiva da parte di Carugate, che non vuol concedere nulla, soprattutto sul perimetro. Raddoppio sistematico sul pick and roll di Fumagalli, che per un attimo perde palla, e proprio questo recupero non controllato sancisce la perdita di palla, perché viene fischiata un'infrazione di 24 secondi. Palla persa per Albino, che non riesce neppure a concludere, e si riparte con questa azione offensiva di Carugate. Un doppio blocco per liberare Mazzoleni, che
e sul tiro di Elisa, un attimo anche di confusione sull'ultimo rimbalzo, seconda conclusione, secondo rimbalzo offensivo della numero 16 Colombo Giulia. Troppe le opportunità concesse a Carugate, Albino dovrà registrare soprattutto questo atteggiamento, il controllo dei rimbalzi per non concedere soluzioni e opportunità ulteriori. Sbaglia questo tentativo Fumagalli, una delle poche occasioni in cui si è trovata libera, purtroppo fallisce il tiro a tre punti. Coach Lombardi prova a mischiare ancora le carte, ripropone la coppia di lunghe partita in quintetto, Locatelli e Carrara, mentre dalla parte opposta continua a giocare in regia la numero di capitan Robustelli. Robustelli imbeccata in questo splendido dai vai, non conclude, e sul rimbalzo di Locatelli viene commesso il fallo dalla numero 6 Camilla Cagnier. Secondo fallo individuale, primo di squadra in questo secondo quarto. Ancora un inizio di quarto titubante dal punto di vista offensivo per entrambe le formazioni, qualche errore di troppo, ottimo lo scarico a trovare Gatti che realizza da tre punti a vanificare le rotazioni difensive che avevano praticamente impedito la soluzione da sotto da parte di Carrara, che però ha imbeccato Capitan Gatti sul perimetro. Contro sorpasso con questa bomba, siamo sul 17-16 per Albino. Ultimo cambio, intendendo come rotazione di tutte le giocatrici, entra anche Celeri, l'unica giocatrice che non era ancora entrata in campo. Celeri prende il posto di Lalla Morandi, e con questo ingresso tutte le giocatrici di Albino sono entrate in campo. Tiro affrettato di Robustelli a tre punti, rimbalzo di Locatelli che concede, che permette il prossimo attacco. Palla persa su uno scarico praticamente tra i piedi da parte di Gatti. Gatti che adesso esce e lascia il posto a De Vincenzi. Si fanno sentire anche dagli spalti il supporto di entrambe le formazioni, e questo sicuramente dà un po' di un clima diverso a questa finale, ma come giustamente deve essere una finale, c'è entusiasmo, c'è voglia di far bene da parte di tutti quanti. Offensivamente Carugate continua a ricercare penetrazioni o sui tagli o con penetrazione in palleggio. Anche questa penetrazione di De Gianni viene fermata fallosamente da Carrara. Richiama l'attenzione coach Lombardi invitando le proprie giocatrici a desistere dallo staccare i piedi in difesa per evitare, non abboccare quelle che possiamo definire delle finte di tiro. De Gianni realizza solo uno dei due tiri liberi, siamo sull'assoluta parità, 17 pari al 14esimo. Carrara in penetrazione, falloso l'intervento ma non viene rilevato da parte degli arbitri, e si conclude con una palla persa da Carrara, visto che gli arbitri non hanno interpretato come falloso l'intervento della difesa. Altro cambio anche per Carugate. È entrata la numero 19 Minervino, giocatrice pericolosa soprattutto con i piedi in terra nel tiro dal perimetro, mentre risponde, ecco, a prendersi la prima soluzione fallita per fortuna. Carrara controlla i rimbalzi, riparte Irene Celeri, ma ancora una fase confusa e nervosa. De Vincenzi praticamente mette la palla direttamente fuori dal campo. Palla persa, l'ennesima palla persa di questa partita.
traspare anche un po' di nervosismo in entrambe le formazioni, che non riescono ancora a decollare, a sviluppare al meglio le proprie performance. Lo dimostra questa ennesima palla persa. Minervino compie un'ingenuità con praticamente effettuando un arresto a tre tempi non consentito dal regolamento, come ovviamente tutti. E dalla parte opposta la stessa infrazione fischiata a Fumagalli sulla pressione quasi asfissiante di Mazzoleni. Sono passati altri 5 minuti di questo quarto, siamo al 15esimo, punteggio 17 pari. Colombo a circolare, Mazzoleni a scaricare sul lato opposto, primo tiro da due punti viene dato, ovviamente realizzato con i piedi sulla riga, da parte del numero 12 Bonomi Elisa. Mazzoleni sempre sulla traiettoria, pronta a intercettare quello che doveva essere il passaggio per Fumagalli. Fumagalli praticamente marcata e francobollata da Mazzoleni, che non gli sta regalando nemmeno un movimento, nemmeno uno spazio, nemmeno un attimo di riposo. Rimessa dal fondo, ecco la prima soluzione di Fumagalli, e nell'unica, nell'attimo in cui rimane libero, Fumagalli realizza con tutta l'esperienza e tutta la classe che quest'anno ci ha regalato su questo campo. Fumagalli da tre punti, la prima bomba della serata da parte sua, mentre De Gianni fallisce perdendo palle, regalando un contropiede concretizzato da Locatelli, che imbeccata da De Vicenzi su un taglio, assist per De Vicenzi e due punti per Locatelli. Contro sorpasso, vi dicevo, siamo sul 22-19 più 3 per Albino. Prova a rispondere con un semplicissimo, quanto difficile da marcare, dai e vai tra Colombo e De Gianni. Colombo viene fermata fallosamente da De Vicenzi. Quarto fallo di squadra per Albino, contro un solo fallo commesso da Carugate in questo quarto. Realizza il primo, fallisce il secondo, resta in vantaggio Albino 22-20. Riparte De Vicenzi, riparte Celeri dopo il rimbalzo difensivo. Dopo il rimbalzo difensivo, vi dicevo, di Carrara. C'è un attimo di indecisione sull'ultimo fischio, l'arbitro di testa aveva praticamente assegnato la palla, il possesso, a Carugate. Si discute e purtroppo per Albino si riprende con una rimessa proprio per Carugate. Palla persa da Albino in questa situazione abbastanza dubbia, ma si riprende con Carugate che attacca. Imbeccata dentro l'area De Gianni, scarica per Minervino, che circolazione, tiro da tre punti di Colombo fallito, ma De Gianni recupera uno splendido rimbalzo e Minervino e Giunzioni, scusate, fallisce un tiro da sotto. Anche Carugate ha peggiorato le proprie percentuali, si libera anche della marcatura Fumagalli, ma non riesce a realizzare il tiro da tre punti. Si riprende con questo contropiede, questa penetrazione in velocità del numero 16 Colombo, fallo. Fallo di Fumagalli, primo fallo individuale,
Colombo in lunetta per i due tiri liberi. Realizza il primo accorciando un solo punto. Sbaglia il secondo, rimane in vantaggio Albino 21-22-21. Ottimo rimbalzo difensivo da parte di Carrara. Gioco 2, Fumagalli Carrara, raddoppiata sistematicamente Fumagalli, a cui non viene concesso un attimo di tregua, un attimo di respiro. Tiro allo scadere di De Vincenzi fallito, e sul tiro sbagliato riparte in contropiede la formazione di Carugate. Pasticcia De Gianni, ma riesce comunque a controllare la palla. Sviluppo dell'azione offensiva di Carugate. De Gianni lancia praticamente nel vuoto il pallone e non si avvede che la palla non aveva toccato il ferro, e quindi praticamente si riprende con un'infrazione di 24 secondi. Un minuto e 50 al termine di questo primo tempo, secondo quarto. Maria Locatelli pressata, attacca in penetrazione, viene fermata fallosamente. Siamo solo al secondo fallo di squadra per Carugate, quindi si riprenderà con una rimessa laterale. Ancora da discutere tra l'arbitro e la panchina di Carugate. Viene chiarito tutto, probabilmente coach Mazzetto chiedeva l'azzeramento dei 24, ma in effetti anche a nostro parere la palla non aveva toccato il ferro e quindi nulla di fatto. Purtroppo palla persa per Albino, un pasticcio tra gatti. Per fortuna di Albino, il numero 16 Colombo si mangia praticamente un contropiede da sola, un tiro facile sbagliato. Risponde Mazzoleni con tiro da tre punti fallito, imbeccata sotto troppi errori. Albino concede troppo e fortuna sua. Carugate non riesce a concretizzare. Nella confusione generale viene fischiato un fallo. Fallose e aggressive entrambe le formazioni. Fallo di Mazzoleni, secondo fallo individuale. Altri due cambi per Albino, escono Locatelli e Gatti, rientrano Celeri e Lissana. La rimessa laterale con 16 secondi per andare alla conclusione. De Vincenzi si prende una penetrazione, nulla di fatto. Carrara pressata, 6 secondi al termine dell'azione. Rimbalzo offensivo di Elena Lissana sul tiro fallito da tre punti di Celeri. 24-21. Ottima l'approccio di Elena Lissana. Siamo a 28 secondi dal termine. Tiro da tre punti del numero 20 Viganò Elena, nulla di fatto. L'ultima azione per Albino, restano 12 secondi, vediamo come riuscirà a sviluppare quest'ultimo tentativo a formazione di casa. Restano 4 secondi. Celeri si prende la bomba, si prende il tiro a tre punti sulla sirena, nulla di fatto. Si resta sul 24-21, vantaggio minimo per la formazione di casa. Spettacolare anche questo quarto, con qualche errore di troppo, ma sicuramente con una buona prestazione. Tutto riaperto, ci risentiamo dopo l'intervallo. Tutto è pronto per questa bellissima partita di finale gara 2 contro Carugate. Il punteggio in equilibrio per tutti i primi due quarti vede la Fassi Albino in vantaggio 24-21 su Carugate. Due tempi all'insegna del massimo equilibrio, proprio come era stata la partita di gara 1 a Carugate. Adesso vediamo. Fassi Albino nella scorsa partita ha pagato il terzo quarto un po' l'aspetto atletico.
perché aveva fatto il mercoledì precedente gara 3 con Lavagna. Oggi probabilmente anche la squadra di Carucate ha nelle gambe la propria partita e probabilmente non sarà così dinamica come ha dimostrato, come dicevo, nella partita di gara 1. Tutto è pronto, sempre Carugate in maglia blu e il quintetto, il primo quintetto ancora in campo con Fumagalli, Gatti, Locatelli, Carrara e De Vincenzi. Si parte, telecronaca di Guido Cantamesse. Riprende l'incontro come ha presentato Fulvio Birolini, si riprende praticamente in parità, solo 3 punti di vantaggio per la formazione di casa, ma tutto da giocare. Come dicevamo, incontro apertissimo, incontro non spettacolare dal punto di vista tecnico, con qualche errore di troppo, ma sicuramente dalla grande intensità. Due soluzioni in questi primi 30 secondi, due soluzioni fallite dalla formazione ospite di Carugate, e Albino si ripropone in attacco con palla controllata da Carrara, gioco 2, Gatti, Carrara, imbeccata dentro l'area, Gatti non si prende un tiro facile, Carrara scusate, non si prende un tiro abbastanza facile, e sullo scarico palla persa, nulla di fatto, peccato perché forse Alice non si era accorta di essere rimasta praticamente libera in mezzo all'area. Anche per lei, giocatrice giovanissima, 1997, quindi soli 17 anni, trovarsi proiettata in questa sfida ed essere protagonista in queste giocate forse non gli è ancora consono, però dal punto di vista dell'impegno e dell'attenzione niente da dire. Fallisce proprio questo recupero difensivo e la più esperta di Gianni realizza due punti facili sotto canestro. Di nuovo il gioco a due, Fumagalli, Carrara, nulla di fatto, capitan Gatti si proietta per un tiro quasi impossibile da sotto, fallito, risponde con un tiro da tre punti che va a vuoto Mazzoleni, e ritorna in attacco la formazione di casa. Ancora Mazzoleni praticamente in marcatura asfissiante su Locatelli, non gli concede nulla, e su questa iniziativa di Locatelli niente di fatto, rimbalzo contropiede, un nuovo rimbalzo in attacco. Albino sta subendo un po' questa agonismo, non tanto la fisicità intesa come centimetri, ma la rapidità e la volontà di andare a recuperare rimbalzi in corsa da parte della formazione ospite. Formazione ospite che sulla seconda opportunità si fa trovare pronta. Viganò realizza, Giunzioni realizza facile in penetrazione di sinistro e c'è il controsorpasso, 25-21. Risponde Fumagalli liberandosi dell'avversaria e piazzando la seconda bomba del suo incontro, 27-25. Si è liberato un po' anche con carattere Fumagalli, un po' stanca di essere praticamente marcata faccia a faccia e anche in modo determinato. Niente di fatto in attacco, recupero difensivo di un rimbalzo da parte di Carrara. Fumagalli si prende una buona penetrazione per imbeccare sotto canestro Carrara, che stavolta non indugia, conclude facile da sotto, 25-25 Carugate, 29 Fassi Albino. È salita in cattedra in queste due ultime due azioni Fumagalli, regalandoci una bomba e uno splendido assist a Carrara. Praticamente ha confezionato un 5-0 che ha riportato in vantaggio Albino. Rallentata quella che è l'attacco di Carugate, a cui resta solo un tiro allo scadere di Di Gianni, che realizza dalla lunetta. Positiva la postazione della lunga proveniente da Udine, errore di Gatti,
che regala la palla del la parità a Capitan Robustelli, che non si fa pregare, recuperando questo pallone e realizzando il contropiede. 8 secondi per questa conclusione. Gatti si prende un tiro da lontanissimo, nulla di fatto. Mazzoleni in penetrazione, scarica Robustelli, ottima la circolazione, extra pass, nulla di fatto sullo splendido azione offensiva di Carugate, che si era preso un tiro praticamente libera nell'angolo. Rimbalzo gestito da Albino, ancora a raddoppiare su Fumagalli, e il raddoppio di Fumagalli lascia sistematicamente libera Carrara. Carrara, esitando, si procura il terzo fallo di Gianni e due tiri liberi. Quindi azione importante anche dal punto di vista della gestione falli, la lunga De Gianni, che finora ha dominato sotto i tabelloni, ha commesso il terzo fallo. Carrara realizza solo uno dei due liberi, 30-29, ancora in parità con la Fassi Albino, avanti di una sola lunghezza. Si spingono, si strattonano in mezzo all'area Celeri, giocatrice giovane e soprattutto molto leggera, mentre Capitan Robustelli, dall'alto dei suoi centimetri in più e soprattutto dalla maggiore esperienza, visto che è una giocatrice dell'88, si procura questo possesso, questo fallo di squadra. Si riprende con una facile conclusione da sotto, fallita prima da Minervino, prima da Giunzioni e poi da Di Gianni, ma sul controllo in attacco viene fischiata infrazione. Praticamente Minervino ha controllato il rimbalzo con i piedi sulla riga di fondo. Aumenta ancora la pressione di Carugate, che vuol togliere respiro alle piccole di Albino, ma Locatelli dà una mano in quello che è lo sviluppo. E splendida l'azione di Celeri, che pila più piccola in campo, si permette di catturare un rimbalzo sotto le planche, finta una facile soluzione, evita la stoppata e realizza due punti veramente importanti anche per dare morale alla squadra di casa, che si era trovata in difficoltà soprattutto con le giocatrici più esperte, e proprio le giovani stanno regalando i canestri per mantenere il vantaggio. 29-32, Celeri dopo lo splendido canestro viene pescata con un fallo in difesa. Le ultime due azioni difensive per lei sono state penalizzate dal fischio degli arbitri, fatica a reggere soprattutto difensivamente, sono allo scadere dei 24 di Gianni, non se ne avvede e non riesce a concludere. Splendido il comportamento difensivo di Albino, che riesce per la seconda volta a recuperare la palla. 4 minuti al termine di questo terzo quarto, con un vantaggio minimo più 3 da parte di Albino, che però adesso sta giocando questa azione d'attacco. Palla recuperata praticamente quasi persa da parte di Albino. Siamo allo scadere, un solo secondo. Gatti tira sulla sirena e fallisce. Fase confusa anche per la grande pressione messa da Carugate su ogni pallone, su ogni ribaltamento. Giunzoni si vede risputato dal ferro, quello che era un tiro a tre punti già quasi realizzato, e Di Gianni tocca quello che poteva essere un rimbalzo offensivo. Quindi palla torna tra le mani di Albino, sempre più alta la pressione da parte della squadra ospite. Scavalcato il pressing con un passaggio a Maria Locatelli, che non vuole però affrettare, avvedendosi nel recupero
difensivo della squadra di casa, della squadra ospite, scusate. E Mazzoleni viene, a Mazzoleni viene sanzionato un fallo difensivo sulla pressione che sta mantenendo sistematicamente su Fumagalli. Fumagalli, c'è una protesta da parte della squadra ospite che richiede un fallo sul contatto provocato a loro dire da Fumagalli. Ottima anche questa azione difensiva di Celeri, che va a praticamente intercettare quello che poteva essere quasi un facile contropiede. Gatti in becca dentro l'area, Giulia Bettonagli che fallisce. Ancora fase confusa per entrambe le squadre. Di Gianni a scaricare per un tiro perimetrale del numero 16 Colombo. Di Gianni controlla il rimbalzo offensivo e viene fermata con un fallo da parte di Locatelli. Si riprenderà con due tiri liberi per Di Gianni. La lunga ex Udine sta veramente dando fastidio dentro l'area, sia in attacco che in difesa. È diventata protagonista di queste ultime azioni e lo fa anche con questi due tiri liberi che riducono al margine minimo il vantaggio di Albino. 32-31 a 2 minuti dal termine. Celeri a condurre l'azione offensiva. Fumagalli esce, raddoppiata sistematicamente in tutte le posizioni del campo per non concederle soluzioni facili. Maria Locatelli si prende un tiro allo scadere e viene sanzionato un'infrazione di 24 secondi. Questa volta ottima la difesa di Carugate. Carugate che recupera questo pallone e prova a compiere il primo sorpasso, quello che potrebbe essere il primo sorpasso in questo secondo tempo. Una infrazione di passi non sanzionata, ma viene sanzionato questo fallo sul recupero di Locatelli. Il numero 16 Colombo compie il suo primo fallo, terzo fallo di squadra. Rientra Lussana per dare fiato a Gatti, capitan Gatti, che ha giocato praticamente gran parte di questo incontro, ha bisogno di un attimo di recupero dal punto di vista fisico. E Fumagalli spreca, butta al vento, butta le ortiche con un facile passaggio, compiendo anche un fallo abbastanza ingenuo. Fallo che però interrompe un'eventuale azione di contropiede. Raggiunge il bonus la Fassi Albino a 1 minuto e 10 secondi al termine di questo terzo quarto. Punteggio sempre basso e Di Gianni sale in cattedra, come vi dicevo, piazzando altri due punti. Un parziale di 6-0 da parte di questa giocatrice d'esperienza, giocatrice che ha alle spalle parecchie stagioni in A2 a Udine, quindi giocatrice arrivata alla corte di Carugate proprio per dettar legge e dare esperienza e solidità anche dal punto di vista difensivo. Lo sta facendo anche dal punto di vista offensivo, visto che ha realizzato gli ultimi 6 punti di Carugate. Si ricomincia con una rimessa dal fondo da parte di Albino, rimessa che non porta a nulla di positivo. Per fortuna la palla non è controllata da Carugate. Restano 9 secondi per una rimessa dal fondo, 9 secondi per trovare una conclusione. Palla a Chiara Lussana, non si avvede e viene fischiato un blocco in movimento. Blocco in movimento è il secondo individuale di Bettonagli, è la seconda infrazione di questo tipo. Sono pesanti questi fischi e soprattutto questi falli, perché
tolgono possesso alla squadra di casa. E oltretutto sulla ricezione Fumagalli si stava prestando a prendere uno dei suoi tiri, quindi penalità importante. E ancora, come vi dicevo, Di Gianni imbeccata dentro l'area, viene fermata solo fallosamente. Fallo del numero 18 Lussana. Di Gianni sta facendo la differenza, la cercano sistematicamente le proprie compagne, consce che questa sera per loro sul perimetro non c'è molto spazio. Brava lei a prendersi tutte le iniziative, brava lei a prendere soprattutto posizione dentro l'area, avvantaggiandosi della sua fisicità, dei suoi centimetri. Per la fortuna di Albino realizza solo uno dei due tiri liberi e siamo al, come dicevo, al sorpasso 34-32, 34-32 per Carugate. Risponde Chiara Lussana che fallisce un tiro da tre punti, risponde con pochi secondi, siamo allo scadere, bomba da tre che non va. Fase difficile questo terzo quarto per la squadra di casa, Albino si vede superata sul 32-34. Ci risentiamo fra qualche istante per... Signori, siamo ancora collegati per l'ultimo quarto di questa incandescente partita tra la Fassi Albino in maglia bianca e Carugate in maglia blu. Si sta giocando gara 2 dei playoff per l'accesso alla Serie A2. Chi vince, nel caso in cui vinca Carugate questa partita, accederà direttamente alla 2, mentre se dovesse vincere la squadra di Albino sicuramente si va alla bella di domenica pomeriggio in quel di Carugate. Subito le due squadre sul punteggio di 32 Fassi Albino, 34 Carugate. Attacco Albino, Fumagalli, Carrara, Lussana, arresto e tiro, arresto e tiro di Lussana, parità. Mancano 9 minuti al termine di questa partita, 34 pari. Grande canestro del pivot di Carugate che attacca il ferro su Bettonagli, ancora Lussana, sempre difesa individuale da parte di Carugate, circolazione esterna, Gatti, Fumagalli, gioco a due, infrazione di passi di Carrara. Telecronaca di Guido Cantamesse. Riprendiamo dopo un attimo di preso fiato anche per noi, difficile commentare in modo neutrale questo incontro. Restiamo su quello che è l'aspetto tecnico e tattico. Avete visto dalla parte opposta ancora Di Gianni regalare due punti facili in mezzo all'area, e questa è un po' la chiave di questo incontro. Carugate sta trovando tanti punti sotto canestro, tanti punti facili, mentre Albino è costretta sempre a faticare per l'estrema pressione. Una squadra molto fresca e molto attiva dal punto di vista fisico, quella di Carugate, squadra pericolosissima in quello che è l'aspetto aggressività e pressing sia nella propria metà campo che tutto campo. Di Gianni si prende l'ennesima iniziativa, nulla di fatto, rimbalzo però di Robustelli che realizza da sotto, un attimo di distrazione e Carugate è subito più il più 4, 34-38, 8 minuti dal termine. Vi dicevo, questa speriamo che non sia l'ultimo incontro, l'ultima partita disputata dalla Fassi, in caso di vittoria della squadra di casa, risultato che comunque non offuscherebbe quella che è stata una stagione, quella che è una stagione veramente da incorniciare da parte della formazione sponsorizzata Fassi. Siamo, diciamo, al penultimo degli atti, siamo alla gara 2 di finale per l'ammissione alla A2.
Una formazione partita in sordina, come in partita in sordina a Locatelli, e ci regala questi due punti dalla lunetta, riportando un vantaggio minimo a un solo possesso la squadra ospite. Vi dicevo, campionato e stagione splendida per entrambe le formazioni, entrambe meriterebbero di coronare con una promozione questa, quello che è stato l'impegno e il comportamento per l'intera annata. Cambio tra le fila di Carugate, rientra il motorino Mazzoleni e prende il posto di capitano Robustelli, e lascia il campo dopo il suo apporto soprattutto in quanto ad esperienza. Anche tra le file di Albino un cambio, rientra Lissana, costretta a uscire Carrara, colpita al volto nell'ultima palla contesa, e Mazzoleni appena entrata si prende subito un tiro da tre punti, tiro fallito, ma ancora un controllo, ancora una seconda opportunità per Carugate. Albino in questa seconda parte dell'incontro ha concesso troppi secondi tiri, concedendo qualche opportunità di troppo. Palla è quasi intercettata in quest'ultima azione, finita, conclusa in contesa, con una palla contesa. Restano però solo 7 secondi per concludere. Nulla di fatto, tenta una produzione impossibile, tiro dalla grande distanza sulla sirena, nulla di fatto. Possesso Albino, palla per il possibile pareggio. 7 minuti al termine di questo incontro, più due per Carugate, che continua a tenere altissima la pressione. Capitan Gatti fatica a controllare l'ultima azione, Maria Locatelli fallisce un tiro. Maria Locatelli fallisce un tiro dalla media e sul rimbalzo Giunzoni si proietta in contropiede, viene fermata fallosamente da Locatelli. Terzo individuale, primo di squadra, ma un fallo importante perché interrompe praticamente quella che poteva essere una facile opportunità in contropiede. Ritorna a giocare manovrato Carugate, e per loro vuol dire ricercare praticamente Di Gianni dentro l'area. Di Gianni che ora ha ricevuto invece molto lontana, e libera il quarto di campo per il numero 7 Giunzioni, che realizza in penetrazione. Coach Lombardi cerca di interrompere l'emorragia chiedendo time out. Siamo sul 40-36. 40-36, a 6 minuti e 20 secondi. Ci prendiamo un attimo di pausa, pronti per il rush finale di questa sfida. Gli arbitri dell'incontro fischiano, richiamando in campo le squadre. Terminato il time out richiesto da Lombardi, si riprenderà con una rimessa in difesa da parte della Fassi Albino. E vedete già da questo atteggiamento di Carugate, subito a pressare, subito alta la pressione per togliere ossigeno, togliere iniziativa, togliere tranquillità a quello che è l'attacco di Albino. Fumagalli prende iniziativa e viene fermata fallosamente. Terzo fallo di squadra, questa è una notizia importante perché mancano ancora 6 minuti e bisognerà cercare di caricare di falli la formazione ospite. Non ce la fa Locatelli, fallisce il controllo in penetrazione e praticamente palleggia fuori dal campo. Palla persa di Maria Locatelli. Carugate sul più 4, possesso di palla, prova a prendere il primo allungo importante. Risponde Albino con una difesa molto controllata. Fumagalli non si avvede di aver lasciato praticamente Mazzoleni libera. Fuori dai tre punti Mazzoleni, che però si prende un tiro
da tre punti che non va, praticamente non tocca neppure il ferro. De Vincenzi non riesce a liberarsi nella marcatura asfissiante. Fumagalli con una finta, palleggio, arresto e tiro, accorcia le distanze, prova a recuperare questi due punti. Gatti, facile la penetrazione del numero 7 Giunzioni, distratta la difesa di Albino che abbocca alla finta e concede un facile sottomano a Giunzioni che riallunga più 4 e può usufruire anche del tiro libero. Un'ipotetica azione da tre punti che Giunzioni concretizza, più 5, vantaggio massimo raggiunto nell'arco dell'incontro da parte di una delle due formazioni. Siamo al più 5, aveva fatto Albino sul 7-2, lo ha rifatto, lo ha fatto nello stesso modo la formazione ospite. Fallo fischiato, siamo a 5 minuti dal termine, Carugate in bonus. Vediamo se la formazione di casa se ne avvede, se le giocatrici in campo non se ne avvedono, e magari approfittando di qualche contatto sporco riuscirà a procurarsi qualche azione, qualche tiro libero in più. Difficile la circolazione, Gatti allo scadere sulla sirena, fallisce, viene fischiata infrazione di 24 secondi, è l'ennesima, forse un po' troppo ragionata e un po' troppo prevedibile l'azione di Albino, ma merito anche alla difesa di Carugate, sempre attenta, sempre presente. Più 5 con possesso per Carugate, cerca di mettere la palla sotto per Giunzioni che viene fallosamente fermata da Locatelli. Quarto fallo individuale di Locatelli, terzo fallo di squadra. Si ricomincia con Mazzoleni a condurre le danze e Di Gianni in penetrazione fallisce, ma sull'errore viene concesso un altro rimbalzo difensivo. Come vi dicevo, per fortuna di Albino non viene concretizzato, ma Carrara perde palla in una sorta di contropiede subito stoppato e recuperato dalla formazione ospite. Carugate adesso ha veramente l'opportunità di gestirsi questi ultimi 4 minuti con un minimo vantaggio, ma la tranquillità di avere questi palloni da giocare, tranquillità data anche da un certo controllo di quelli che sono i rimbalzi sia sotto canestro, sia sotto il proprio canestro che sotto il canestro offensivo. De Vincenzi viene stoppata in fase di tiro dal numero 16 Colombo. De Vincenzi viene richiamata in panchina, rientra Lalla Morandi, Carrara a sviluppare questa azione offensiva, raddoppiata come succede in tutte queste azioni Fumagalli, ma si libera per quello che è il suo tiro preferito, dopo chiaramente il piazzato da tre punti, palleggio, arresto e tiro, meno 3, resta a un solo possesso il contatto di Albino, splendida anche da questo punto di vista e splendida anche questa serie, come vi dicevo, forse non spettacolare dal punto di vista tecnico, tanti errori, ma tanta tanta determinazione. Risponde Mazzoleni dopo una serie di errori da tre punti, praticamente realizza uno dei canestri più importanti portando Carugate sul più 6 proprio a pochi secondi dalla sirena dei 24. Alice dimostra tutta la sua inesperienza regalando praticamente la palla agli avversari e adesso veramente Carugate ha la palla per effettuare quello che potrebbe essere un break importante. Fallisce
l'eventuale più 8, restano 6 i punti di vantaggio. 46-40, 2 minuti e 27 al termine. Ancora aperta la sfida, ma Carugate sicuramente ha messo un bel sigillo su questo incontro. Fumagalli, raddoppiata tutto campo, viene fermata fallosamente, viene fischiato un fallo a Colombo, fallo che porta in lunetta Fumagalli. Due tiri importanti per Fumagalli per accorciare le distanze. 46-41, 2 minuti e 11 secondi, 120 secondi al termine, realizza anche il secondo, più 4, 120 secondi per quello che potrebbe essere la vittoria di Carugate per poter chiudere la serie sul 2-0 o l'eventuale recupero da parte di Albino. Comincia Albino, comincia recuperando uno splendido pallone e Locatelli fallisce praticamente da sola quella che poteva essere l'opportunità di accorciare e di portare a soli 2 punti. Peccato veramente per questa azione, perché così come Carugate aveva buttato al vento una palla facile, così Locatelli si è mangiata 2 punti importanti. Fallo sul contropiede di Gatti, fallo fischiato a Colombo, quinto fallo di Colombo, Gatti in lunetta, più 4 la situazione, Gatti 2 tiri liberi per accorciare. Nel frastuono della tifoseria ospite, Gatti fredda dalla lunetta realizza il primo, realizza anche il secondo con un pizzico di fortuna. 46-44, 1 minuto e 36, tutta da decidere, tutta da vivere questa sfida. Si riprenderà fra qualche istante col possesso palla per la squadra ospite che si trova a più 2. A presto. Si ritorna in campo dopo questo time out chiamato da Carugate per gestire l'ultimo pallone, per dare indicazioni sulle scelte da fare, probabilmente anche per avere più tranquillità rigiocando la palla in attacco. Si riprenderà con una rimessa laterale in attacco per la formazione ospite. Albino dovrà controllare al meglio questa situazione difensiva per non concedere un canestro facile. Vi ricordo, siamo sul più 2 per Carugate. Capitano Robustelli, palla tra le mani di Gianni che in quest'ultima fase di gioco si è allontanata tantissimo dal canestro e Robustelli si prende un tiro abbastanza affrettato, improponibile da 3 punti, non tocca il ferro, rimbalzo controllato da Albino che ha l'opportunità di pareggiare la palla per l'eventuale pareggio. Si prende un tiro da 3 punti Morandi. Stavano per scadere i 24 secondi, quindi si è trovata quasi costretta a questo tiro difficile, fallito. Carugate adesso sta gestendo fino allo scadere questa azione per non concedere troppi secondi all'eventuale risposta di Albino. Nulla di fatto, tiro da 3 punti che proprio sulla sirena la palla carambola sul ferro e regala 3 punti importanti. 3 punti che portano sul più 5 la formazione ospite, 49-44. Un sigillo importante, le ultime due azioni anche un po' fortunose, ma veramente hanno premiato l'attacco di Carugate. La bomba sulla sirena di Mazzolini prima e adesso di Giunzoni allungano per quello che è un vantaggio importante. Albino è tornato in panchina a provare ad eseguire quelle che saranno le ultime azioni
questa che potrebbe essere la sua ultima azione, ma sicuramente si ricorrerà a un tiro abbastanza rapido e a un fallo pressoché sistematico per togliere iniziativa agli avversari. Più 5, vi dicevo, 44-49, tutti da vivere questi ultimi 35 secondi. Vediamo come riprenderà il gioco, come si riprenderà questa rimessa. Ricorre un cambio coach Lombardi, rimette in campo Celeri e toglie Laura Morandi, forse per avere più pericolosità soprattutto nel tiro da tre punti. Fumagalli, marcata, raddoppiata, perde praticamente palla, nulla di fatto. Locatelli in penetrazione, realizza, mantiene vive le speranze. 25 secondi, Mazzoleni perde palla, ma Gatti non riesce a recuperarla. Era quasi concretizzato, si era quasi concretizzato il recupero. E sulla palla vagante viene fischiato il fallo a Gatti. Si riprenderà con due tiri liberi per Mazzoleni. Due tiri liberi. No, non siamo ancora in bonus, scusate, si riprenderà con una rimessa laterale. Più 3 per la squadra ospite. Ci risentiamo fra qualche istante per gli ultimi 22 secondi dell'incontro. Eccoci di nuovo qua dal Palasport di Alzano per vivere gli ultimi 22 secondi. Potrebbero essere gli ultimi 22 secondi della stagione della Fassi, che si trova a dover recuperare 3 punti. Palla rimessa in campo dalla formazione ospite. Fallo immediato di Gatti, costretto a fermare il cronometro e mandare Mazzoleni in lunetta per tentare di recuperare quello che è il vantaggio di più 3. Chiaro che questi tiri liberi di Mazzoleni diventano importanti. Fallisce il primo e resta un solo possesso di divario fra le due formazioni. Secondo dalla lunetta realizzato, più 4, due possessi di vantaggio. Albino dovrà realizzare almeno 2 canestri per tentare di rimettere in gioco la partita. Ci prova Locatelli, che fallisce il primo, fallisce il tentativo. Fallo in attacco per quella che ormai potrebbe essere l'azione definitiva. 2 possessi, più 4, 2 tiri liberi per Giunzoni. Quinto fallo di Locatelli, che esce sostituita da Chiara Lussana. Siamo a 2 possessi con soli 7 secondi da giocare. Credo sia veramente finita per quella che è la stagione di Albino, stagione che non può essere offuscata da questa sconfitta finale. Entrambe le formazioni usciranno tra gli applausi dei propri sostenitori. Lo fa Carugate, che allunga sul più 6, 7 secondi dal termine, ma Cos Lombardi non ci sta, vuole giocare anche l'ultimo chance, vuole prendersi l'ultimo tiro in attacco per accorciare. Sarà quasi impossibile recuperare 6 punti, ma come vi dicevo, entrambe le formazioni, restiamo sulla cronaca, entrambe le formazioni usciranno tra gli applausi dei propri sostenitori. Carugate per aver meritatamente conquistato la A2, Albino per aver splendidamente conteso fino all'ultimo pallone questa promozione. Albino che si merita un applauso veramente per lo sviluppo dell'intera stagione, tante difficoltà, una serie di infortuni che hanno condizionato le prestazioni di alcune giocatrici, ma mai nessuno si è fatto indietro, si è tirato indietro. Si è giunti fino a quest'ultimo appuntamento anche, come vi dicevo, con tanta determinazione da parte dei giovani. Solo 4 secondi, pronto ad esplodere la tifoseria di Carugate. Gatti finisce la stagione con la palla in mano, fallisce l'ultimo tentativo Chiara Lussana. Tra gli applausi di entrambi i sostenitori, di entrambi i supporter, Carugate conquista in campo la A2, Albino esce tra gli applausi con un pizzico di rammarico per non essere riuscito a portare Carugate alla bella, ma anche la formazione di casa
deve complimentarsi col proprio staff, con i propri sostenitori, con i propri dirigenti, con tutti coloro che hanno meritatamente promosso questa stagione. Si chiude con l'amaro in bocca di questa sconfitta, ma sicuramente con la la consapevolezza di aver fatto bene, di aver fatto il massimo, di aver fatto una splendida, una grande stagione. Signori telespettatori, vi ringraziamo dell'attenzione, vi ringraziamo del supporto che ci avete dato nel corso di tutta la stagione, vi ringraziamo anche di questa attenzione, vi ringraziamo ancora e alla prossima stagione, sperando di poter regalare altre splendide partite, di poter regalare ancora momenti come questi. Grazie a tutti, a tutto lo staff, a tutte le giocatrici, e un arrivederci alla prossima stagione. Grazie a tutti, compresi gli splendidi sponsor che ci hanno supportato fino all'ultimo pallone, all'ultimo istante. Eccole entrambe le formazioni salutate dai supporter, anche d'Albino regala un applauso alla propria curva. Tra gli applausi di tutti quanti, complimenti a tutti e arrivederci alla prossima.